Mauri, arriva Hernanes, il profeta, nono gol stagionale per lui. La gioia del brasiliano in avvio di ripresa, 25 secondi, subito il Catania che trova il pareggio. È il primo gol in Serie A nella sua vita di Ezequiel Schelotto dopo la respinta di Muslera su tiro di Bergessio. La Lazio vuole vincere all'11° della ripresa. Il controllo di Sarate, entrato nel primo tempo dopo 15 minuti al posto di Sculli, era stato escluso da Reia. Trova Mauri, forse leggermente al di là, è la numero 6 biancoceleste. Mette dentro però alle spalle di Andújar. Ancora Lazio che poi dilaga sul finale e con il gol numero 3 lo firma Sergio Floccari al 33° minuto del secondo tempo. Catania 1, Lazio 3, ancora un assist di Sarate. Manca solo il gol all'argentino, numero 10 biancoceleste, lo trova con una punizione perfetta, batte così Andújar. È 4-1 Lazio, non vinceva a Catania da 50 anni. Spettacolo anche a Lecce, allo stadio Via del Mare, qui il Cagliari passa in vantaggio grazie a un bel gol, il terzo gol consecutivo fuori casa di Robert Acquafresca. Il cross era di Lazzari. Al quarto minuto della ripresa però arriva il pareggio del Lecce. È bello il triangolo Mesba di Michele Mesba. Eccolo qui il tocco di ritorno ed è Mesba a mettere dentro il secondo gol stagionale. È l'1-1 per la squadra di Decanio. Cagliari che però vuole portare a casa i tre punti. Daniele Conti mette dentro il suo colpo di testa e il quinto gol stagionale. Il corner era di Cossu, non trattiene Rosati. Cagliari che dilaga al 26° della ripresa, ancora Acquafresca, doppietta per lui, ottavo gol stagionale, batte Rosati. Sembra finita davvero per il Lecce, ma vuole crederci fino alla fine la squadra di Decanio. Fabiano, il primo gol in Serie A della sua vita, al 43°, a 2 minuti dal termine, restituisce speranza, non trattiene Agazzi. E poi addirittura al 49°, entrato dalla panchina, il quinto gol stagionale di Corvia, e la rete del 3-3. Corvia aveva segnato il suo primo gol in Serie A proprio al Cagliari. Doveva vincere e ha vinto il Chievo di Pioli, 2-0 sul Bologna. Chievo che passa in vantaggio grazie a Costant. Non può nulla Viviano, corta respinta, Costant riesce a mettere dentro, tenuto in gioco da Mutarelli. Siamo al 14° minuto del primo tempo. Chievo che rimane addirittura in 10 a fine primo tempo per l'espulsione di Rigoni, un fallo su Ramirez. Questo non impedisce però la squadra di Pioli di vincere e di chiudere con questo gol fantastico di Marcolini. È la rete del 2-0 al 38° della ripresa. Vince anche il Genoa e se vogliamo fa un favore alla Sampdoria. 3-0 sul Brescia, la grande giornata di Palacio. Il suo cross trova la testa di Rafinha al 14° del secondo tempo. Gol dell'1-0 per Rafinha, il secondo in campionato dopo quello nel derby. Al 25° ancora Palacio, guardate, è lui che provoca l'autogol di Berardi. Fortunato Criscito nel rimpallo, Palacio la mette dentro, Berardi poi nella sua porta. 2-0 per il Genoa. Tutti ad abbracciare Palacio al 49°, proprio allo scadere, alla fine della partita. Ancora Palacio, serve ad Antonelli, secondo assist di giornata. 3-0, la firma di Antonelli, Genoa 3 e il Brescia adesso è davvero in pericolo. Per chiudere, un'altra squadra che doveva vincere a tutti i costi, succede al Manuzzi. Egion Bogdani batte così il portiere Gillet, bella la verticalizzazione di Giaccherini, vince il Cesena 1-0. Dunque rapido sguardo alla classifica, ovviamente all'appello manca la partita di questa sera, Napoli-Udinese, e non è proprio una partita qualunque. Andiamo a vedere qual è la classifica con in